Lasciami! Ah, ma che... Ehi, piccolo! E cosa ci fai qui? Capitolo 7. Infusione canina. Per poco non vi alzammavamo. Si dice ammazzavamo. Ed è quello che ha detto. Uffa, non fare il pediatra. Oh, merda. Vi avremmo ucciso tutti. Ma non tu, mister Paroloni. Nah. Lady L ti vuole dire, sì, ma non troppo. La vostra missione è fallita, miserevolmente. Peter Quill, questi incompetenti sostengono che Lady Elbender li abbia ingaggiati per ucciderci. Ehi, non siamo scarsi. Siamo con una lega, ora. L'hai detto che ci avrebbe inseguiti per tutta la galassia. Speravo che inviasse un mostro, non questi due. Vi avremmo azzammati. Ma tranquillo, non è mica finita. Hai sentito, Peter Quill? C'è ancora speranza. Sì. Fantastico, Drax. Non staremo molto in questa trappola. Non noi. Ah, carino da parte tua a farti vedere. Sarebbe stato ancora più carino se non mi avessi abbandonato lì. Ti sbagli. Prima siamo lì a divertirci e poi... Aspetta, mi hai usato come esca. Beh, ha funzionato. Pure troppo, visto che ora siamo tutti in prigione. Ognuno ha la sua prigione personale, Peter. Che bello. Ah, ma guarda un po' che si rivede. Ah, il vostro ciotto lo mi ha graffiato! Ah, posso fare di peggio. Ti mangio vivo. Ehi, non pensavo di trovarvi qui. Molami, sfigato. Sfigato? Già, sfigato mangiamoccoli. Ah, c'è dentro lì dentro. Dai, bello, qual è il problema? Sei tu, infatti ti abbiamo mollato. Io sono Groot. Sì, invece, basta dargli corda. Rocket, dai, su, stava andando così bene. Tu e Groot non siete cacciatori di taglie da due soldi. Sbuffo. Che cosa hai detto? Ho detto sbuffo. Sbuffo non si dice, si fa e basta. No, adesso non mi so neanche esprimere come si deve. Sai cosa? Sei un gran pezzo di... Rocket, ehi! Hey. Dovevamo wuffarti quando c'era l'occasione. Sono Groot. Con Rook lo siamo. Non puoi, wuff wuff. Cosa? Mi wuff per i fondelli? Te l'ho detto un miliardo di volte! Non sono un wuff di animale! Cosa wuff mai? Figlio di un wuff! Io sono un wuff! Ma che cazzo? Ma che stregoneria è mai questa? Ma dove siamo? Siete sempre su Nowhere. Cosmo! Come va? Bello, stavamo giusto... Guardiano di galassie, dice Cosmo, perché sono entrati in corteccia di Continuum? Altrimenti Cosmo crea gulag psichico peggiore. Entrati nella... Tu non credere di ingannare Cosmo, Piotr Quill. Lavori con fratelli di sangue e crei distrazione. In questo modo aspetta, io non lavoro con questi due. Corteccia, forse per motivo di egoismo. Cosmo anch'essa, guardiano di galassie, attracciante nova su nave. Ok, sono sicuro che è soltanto un grosso malinteso. Giusto? Giusto. Siamo qui perché è successa una cosa sulla roccia di... Nova. Guardiano di galassia era su roccia di Nova? Sì, cercavamo il centurione Corel per pagare una multa. Perché? Strane trasmissioni scorrazzano per galassia. Come conigli di primavera. Cosmo manda molte squadre a investigare, nessuna torna. Ora roccia di Nova manda stesso segnale. Guardiano di galassia, dici a me cosa ha visto. Nova Corps che si ammazzavano fra loro. Io sono Groot. Era come se fossero drogati o chissà che. Sembravano una setta. Già, il rito, il prete. Parlavano di una specie di promessa. Subito, signore. Confraternita dei Raptor. Culto della zona negativa. Chiesa universale della verità. Ah, eccoli. È il vecchio insieme a loro. Il suo shuttle è esploso sulla ala sopra. Grande unificatore Raker.
leader di Chiesa Universale di Verità. Questo nome è noto, Cosmo. Antica setta. Grande potere durante Guerra Galattica. Adesso un po' meno. Hai detto che la roccia trasmetteva un segnale. E se questa religione c'entrasse... Niente. Chiesa Universale di Verità. Morta con Dio dalla pelle dorata. Permettici di indagare sulla ala sopra. Io sono... Che cosa? Le tue squadre non sono tornate, giusto? Quindi sarai un po' a corto di personale. E noi vogliamo scoprire cosa è successo, come te. Ah, sì? Quindi faccio investigare per te. C'è sempre trucco, più tranquilla. E non vai trucchi di magia. Falla. Cosa vuole il guardiano di galassia in cambio? Semplice. Che ritiri le accuse. Contatta il Nova Corps, chiedi all'Unimente di condonare la multa. E ce ne andremo. Non è così tanto facile. Vuoi dirlo, Pulcioso? Hai bisogno di noi. Noi? Per ora. Se non conosci qualcuno di altrettanto stupido. In grande Soviet, Cosmo non si fiderebbe di Felcia capitalista. Ma questa non è madrepatria. Il Cosmo conosce potere di garanzie. Nave di guardiano resta su Nowhere. Cosa? Non puoi prenderci la nave. La nave mia. Come la troviamo, la ala sop? Procione molesto sa. Venite, e senza è di tempo. Quindi dove andiamo di preciso? A primo insediamento. I vecchi tempi. Prima di gruppo di Van. La prima colonia di minatori è ancora qui. Già. Ora abbandonata. Quasi. Accesso. Sbuffo. Qui che vi siete intrufolati? Così lo fai sembrare difficile. Aspetta. È la corteccia di continuo. Miglior modo di trovare nave nuova. Ma c'è la corteccia. Hai trovato Corella. Dov'è adesso? Nave nuova ora in sistema Elidra, orbita di pianeta Maiko. Contraxia. Cosmo non sorpreso, Crucione molesto ama pianeta di scarti. Le loro toilette contengono informazioni preziose. Intero pianeta ora diffonde segnale come roccia nuova. Cosmo non comprende scopo né intenzione. Tutti quei bar, e sale scommesse, e bordelli. Forse non è poi così male dopo tutto. Troveremo Corel e salveremo Contraxia. Forse non è il caso di fare troppe promesse. Siamo i guardiani della galassia, è il nostro lavoro. Sono con te, Peter Quill. Ah sì? Certo! Il tuo discorso mi ha stimolato. Veramente? In quanti sono a conoscenza di questo posto? Abbastanza. Non è diffuso in tutta galassia, ma scienziati vengono da molti posti. Se Thanos ne avesse avuto idea... Ah! Rietitano morto, non più rispondo. Quindi dove siamo? Un altro ascensore? Io sono... Adesso ci arriva. Prego di allontanarsi, guardiano di galassia. Wow! Che magnifico sortilegio è mai questo? Lo so, è come se non avessero mai visto un'enorme mano transdimensionale. Prego salire su Palma. E se si mette male, come torniamo indietro? Teletrasporto. Può comunicare con Cosmo e, se emergenza, riportare guardiano di galassia. Io sono pronto. Meglio lasciarlo a te che a Capitan Scarso. E ora, investigate nave nuova. Usate teletrasporto per raccolto. E tu parlerai con l'Unimente? Per togliere quella multa, sì? Cosmo Brody, in bocca di lupo, guardiano di galassia. E le cinture di sicurezza? Non vomitare stavolta. Questo è... Sortilegio? Stavo per dire vertiginoso. Io sono Groot. Ci fai l'abitudine. Siamo nello spazio.
Siamo in mezzo allo spazio, alle dimensioni, al tempo, persino alle diverse realtà. In che senso in mezzo? In teoria possiamo andare ovunque in qualsiasi momento, anche luoghi che non esistono, ma esistono. La vista è incredibile. Che razza di nome è Avengers? Quel suono è normale. Normale, non hai sentito niente. Pat Benatar e John Jett, proteggeteci. Chi sono questi dei di cui parli? Sono dei. Drax? Non sono io a ridere, è un chiaro presagio delle nostre morti imminenti. Nasconditi pure dove vuoi. Oppure è una realtà alternativa. Conosco quel suono. Sono fiero di te. Realtà alternativa, decisamente. Guardate, è Spider-Man! Ehi, quella è la Terra. Peter! Mamma! La tua amichetta è arrivata! Entra pure, Jenny. Peter arriva. Davvero? Jenny! Ok, prossima fermata alla SOP, forse. Tieniti, Groot. Si parte. Caliti di fuga. Ok, proviamoci! Oh! Non può essere questo modo! State tutti bene? A te che sembra? Ma ragazzi, sono estremamente confuso. Di ripristinare la gravità. Non so che dire. Siamo bloccati qui per sempre. Ehi, Rocket, cos'è che sto cercando? Drax, di a Star-Nerd che le navi usano condotti energetici per generare pseudogravità nelle camere stagne. La bestia dice un condotto energetico. Aia. Giusto. E che aspetto avrebbe? Digli che dovrebbe vedere l'energia residua sul visore e di smetterla di fare domande del razzo e farci scendere da qui. Ok, qua vedo due condotti. Qualcuno gli dica di riattivarli. Successo qualcosa di tremendo. Non succede niente. Gamora, digli di controllare l'alimentazione. È scarica. Digli di trovare una batteria. Hai sentito? Sì, adesso hai. Ok, ecco una batteria. Ok. Presa comoda. Ehi, faccio del mio meglio. E noi ancora. Abbi pazienza. Ok, ho installato la batteria, Gamora, ma non succede niente! Non stai scherzando! Va bene, glielo dico. Ascolta, alito di lumaca, dimmi che cosa vedi! Ci sono un cavo blu e due connettori, giallo e rosso. È un grosso coso verde! Non toccare il coso verde! Pessimo momento per gridarmi contro! Ok. Prima cosa, cerca di attaccare il cavo a un connettore. Ci serve solo una botta di energia. Uno qualsiasi? Non è mica fisica quantistica, scegline uno! Ma sei sicuro? Va. Ci sto provando! Merda! Hai toccato il coso verde! Non è così! Davvero fenomenale quella! Oh, non è colpa mia! Ragazzi! Tenetevi forza! Per un pelo. Ah, siamo ancora senza gravità. Una cosa dovevi fare, quello. Ho fatto esattamente. Quelle armi sono sempre più formidabili. È allora la seconda volta che si trasformano così. Terza. Se questa era la terza, la prima quando è stata? Quando mi hanno rapito. Quando mamma è morta. Primi due. Continuiamo a investigare per conto del cane. Prima dobbiamo togliere di torno questi detriti. Ok. Chiamiamo Colmo per dirgli cosa abbiamo scoperto finora?
sono Groot. In che senso una parola d'ordine? Ma io sono Groot. Ok, Groot non lo chiama finché non decidiamo una parola d'ordine. Potrebbe tornare utile se dovessimo trovarci in difficoltà. Va bene, colpa di Quill. Oh, oh! Io propongo vola tra le stelle. E aspettiamo a chiamare Cosmo finché non capiamo cosa sta succedendo. Funzionerà. Rapporto per il cane, qualcosa ha spinto i Nova Corps ad abbandonare la nave. Forse si sono licenziati. L'avete sentito tutti, vero? Sì. È successo lo stesso quando stavo ripristinando la gravità. Proprio come è successo sulla roccia. Esatto, un tentativo disperato di mantenere una posizione difensiva. Tutto quello che è successo sembra collegato a questa nave. Forse la tua ex è impazzita dopo averti visto. Dubito che Peter Quill possa ispirare un ammutinamento. Ok, dobbiamo trovare l'ufficio di Corel. Qualcuno dica a Quill. E dai, basta. Non puoi dirmelo direttamente. Ok. La tua ragazza probabilmente non ce l'ha fatta. Non essere così pessimista, Rock. Da dove arriva quella chiave nuova? Dai. Me l'ha data Nikki, per non darla a sua madre. Cerchiamo di fare qualcosa venderla, qua. Varrà un paio di migliaia di unità. Lo sai che cosa fanno i Nova Corps alla gente che li deruba? Guardati intorno, scommettiamo che non restano abbastanza Nova da giustiziarci. Velocità recupero scudo e localizzatore di componenti. Localizzo componenti grazie a un feedback audio e video con il visore attivato. Potrebbe essere un elemento chiave. Plana fra i nemici e sparando per un breve periodo. Sta tremando tutto nel frattempo. E scassione dei nemici in combattimento. Scarica di adrenalina. Consumi ridotti. Sì. Ecco fatto. Sblocchiamo i consumi ridotti. Consuma meno carica sparando con le pistole elementari. E anche tu riusciresti a spaccarlo. Cosa speri di trovare dentro, Peter Quill? Ma che ne so? Conosceva tutti i passaggi segreti della nave. Forse ha lasciato un messaggio da qualche parte. Provi affetto per lei. Beh, sì, ecco. Avevamo un sacco di cose in comune. Mi ha ricordato un po' me stesso, sai? No, non so. Fa niente. Voglio solo assicurarmi che lei e sua madre stiano bene. Cosa c'è tranquilla la ragazzina, comunque? Il cadetto? Non lo so. Pensavo che volesse salvarla per far colpo su Corella. Oh no. Per favore, no. Conoscevi forse questo manutentore, Peter Quill? No. Sembri sollevato. Eh sì. Che razzo state facendo voi due? Muoviamoci! Adesso esplori i tunnel di manutenzione? Perché? Che male c'è? Sempre meglio che perdersi qualcosa. La scala di... La fedina penale di Drax. Dovrebbe proprio vederla. Ho trovato un nuovo oggetto guardiani. Ok, ma qua non c'è altro. Forse Lady Airbender ha inviato una bestia per divorarci. Ah sì? E come fa a sapere che siamo qua? Si narra che la regina dei mostri abbia occhi ovunque. Solo l'alimentazione d'emergenza. Rapporto per il cane, energia assente in diverse sezioni della nave. Cos'è che ci sfugge? Facciamo un riepilogo. La tua ragazza ci ha arrestati? Insieme al prete, il grande unificatore Raker. Poi la sua nave è esplosa. Forse è lì che è cominciato tutto. C'era qualcosa sulla nave di Raker. Se conoscessi meglio questa bagnarola, avrei potuto capire da dove è cominciata. Sai dove siamo, Gamora? Purtroppo no. I Nova non mi perdevano mai d'occhio. Avevano buoni motivi per non fidarsi. Ci risiamo? Affermavo solo che la sfiducia dimostrata dai Nova era pura. Più litighiamo, più cose rischiamo di perderci. Molto motivante. Dove l'hai letta questa? Dico solo che ci siamo dentro fino al collo e dovremmo lavorare insieme per uscirne vivi. Adesso ho capito perché brancolavamo nel buio. Oh, oh, oh! Guardati
come sei sexy. Smettila di provarci, Rocket. È normale che sia ribaltato. Solo se vuoi sparare tutta l'energia della nave verso il soffitto. Non ha proprio senso. Deve esserci un motivo. Uno brutto. Prova la console. Possiamo usarla per reinvertire il nucleo. O deinvertire? Divertire? Rocket. La console è bloccata perché le staffe sono ritratte. Se riusciamo a farle uscire dai pannelli laterali, possiamo ribaltare il nucleo. Allora, Gamora. Deve esserci un altro macchinario lassù. Gamora, mi dai una spinta? Ma certo! È ora! Ci risiamo! Di usare il misterioso potere della maschera di Peter Quill. Non c'è niente di misterioso. L'ho programmato io quell'affare. Quello sembra un buon posto. Conta su di me! Olè. C'è sicuramente qualcosa lassù, ovviamente. Ah, aspetta. Sì, ha funzionato! Sai, le pistole sono meglio come attrezzi da lavoro che come armi. Bel tentativo. Ora liberiamo l'altra. Ce la facciamo a fare così? No, assolutamente no. Gamora, vieni qua. Bene, Gamora, pensiamo alla seconda staffa. Ok. Posto, ora torna qua giù. Arrivo. Adesso vediamo cosa... No, cacchio! Colpo elettrico, primi due... Oh, sì, lo so. Colpi elettrici rimbalzano tra i nemici vicini tra loro, vabbè. Ragazzi, abbiamo compagnia! Ah, arriva gente! Altri di quei pazzoi di infetti! Speravo di trovarmi una nuova forza, questo ci piace! Abbiamo viaggiato il nucleo! Ma perché? Fammi del cazzo! Lasciatemi tutti a me! Non fatemi distorre! Come no? A chi non piacerebbe una pallottola nella schiena? Dagli addosso! Spero di non aver combattuto con loro durante la guerra! Qualcuno deve morire! E non saremo noi! Vai, l'albero! Deve essere l'ultimo modello di Nova! È da codarsi nasconderci dietro a un macchinario! È tutto tuo, Drax! Giunge la fine! Dai, cazzarola! Segnalazione! I locali dimostrano l'ostilità! Ma c'è una bella granata, Rocket! Attaccare Nova Corps aumenterà la multa! Non mi preoccupano le indicazioni legali del non farci ammazzare! Fateli fuori prima di svegliare tutta la nave! È troppo tardi per passare inosservati! Gridali! Alcuni di loro potrebbero essere eroi di guerra! Allora faremo in modo che muoiano da eroi! Finito! Esba! Le scosse hanno smesso appena abbiamo allontanato il reattore dal soffitto. Dobbiamo salire là sopra e scoprire perché, per riferirlo al cane. Rocket, cosa dice quella console? Che sta a te fare gli onori di casa. Sorpresa! È un grosso ascensore. Possiamo usarlo per andare lì sopra. Niente fichissime tutine volanti per i soldati e i meccanici Nova, mi sa, eh? Tipico. Nessuno... Scusate un attimo, ragazzi, ma... voglio cambiare... il costume di Groot perché non mi fa impazzire, cioè è figo però è troppo spaventoso. L'impalatore è già più figo, ragazzi. Non ho più rispetto per gli ingegneri. Sì. Se ti interessa l'efficienza. Wow, delle morse, ci vogliono incastrare. Altri spitati in arrivo, bastardi. Hanno dereinvertito il nucleo.
Ci basta Rete e Re invertirlo di nuovo. Reina, li facciamo fuori. Ah, non ti fermare, Groot. Una mega combo. Innervosisce, combattere vicino alla terra di una nave. Esploderà, almeno i nostri avversari moriranno con noi. Vai così. Era ora, ero proprio stufo di quelle mine. Spero di non aver combattuto con loro durante la guerra. Non credo che siamo lì dentro. Polverizzali! Torna a noi! Dove cavolo ti ha mandato, corpo? Dopo tutto, sembra che il cane avesse ragione. Se il problema non è lo scudo, sono le mine, ne ho abbastanza! E ora, adesso! Controlla che stia bene, Peter! Peter Quill! Una fortuna con quelle mine! Bene, togliamo quelle mosse, così yes. Possiamo proseguire. Le strapperò dai loro accettaboli. Abbiamo anche due punti abilità, ragazzi. Due punti abilità. Mezzogiorno di fuoco. Star-Lord scarica una rapida sequenza di colpi infliggendo danni ingenti contro uno o più nemici. Questo lo sblocchiamo, ragazzi. Vabbè, Drax. Andi per spippolare. Guarda, posso rimuovere le morse da qui. Bene, non saranno delle morse a fermarci. Ah, viscidi bastardi! Hanno rimescolato i circuiti e adesso non posso sganciarle. Sono stufo di queste morse. Dovremmo reindirizzare i circuiti a uno per resettare la griglia. Ecco, ti apro la porta. Dovresti riuscire a vederla usando il tuo visore. Ok, ho il visore, adesso? Esattamente quello che cercavo. È un bel casino. Quanto è probabile che Quill torni insieme alla dama delle manette? Non è una dama. E lei non scenderebbe a un livello così basso. È oggettivamente falso. C'è una porta chiusa, puoi aprirla? No, tu puoi darle corrente? Non da qui, cerco un modo per aggirarla. Allora. Chissà perché Cosmo non è venuto qui di persona con un paio dei suoi scagnozzi. Semplice, voleva dei professionisti. Sì, non ha dovuto muovere una zampa per stendere gli sgherri invincibili di Lady Hellbender, ma ora ha bisogno di noi. Siamo d'accordo, vedo. Ho dato corrente. A questo, ok. State attenti. Quill è bravissimo a sbagliare i tasti da schiacciare e i cavi da incrociare. Groot, forse ho un'idea. Usa le radici per alzare la piattaforma con me sopra. Una spinta radicale, se vogliamo. Io sono Groot. Ama rendersi utile. Lui è sempre utile. Mi dai un passaggio? Perfetto, proprio lì. Io sono Groot. Groot ha ragione. Dobbiamo chiamare Cosmo, dirgli che ci abbiamo provato e alzare i tacchi. Non è colpa nostra se non possiamo procedere. Cazzo. La nostra missione non fallirà. Certo, tutto molto bello, ma le nostre missioni falliscono quasi sempre. Non stavolta. È un compito importante. Sollevalo, Groot! Si sale! Io sono Groot! Ah, ok. Però non è ancora sufficiente. Groot! Groot, lo chiamo all'ascensore. Qui va bene. Io sono Groot. Ok.
Ok, posso reindirizzare l'energia per raggiungere gli altri. Buon piano. Oh sì, chi è più sveglio dei Nova Corps? È successo qualcosa? Non ancora, dovrei reindirizzarne un altro paio. Ah, e che ho aperto? Ragazzi, è un fottuto casino. Aspettate, allora qui c'è roba da raccogliere. Senza un periodo di quarantena e decompressione all'arrivo. Dobbiamo preoccuparci. Bisogna saper riconoscere i segnali. Bello questo costume. Paranoia, comportamenti aggressivi. Mi sembra che tu abbia appena descritto la nostra squadra. Come cap- Oh, ehi là. Non pensate che sia ora di muoversi? Ora li ci ho fatto. E reindirizzati la metà, puoi passare all'altra stanza. Oh, apposta, apposta. Ok, comincio a capirci qualcosa. Sta attento che ti rubo il lavoro. Vuoi fare cambio? Io sto volentieri al posto del capitano. Ti siedi spesso al posto del capitano. Ho sentito male, vero? Allora, vediamo questa stanza. Drax, Drax, serve un buco per arrivare alla griglia. Ne creo subito uno. Sfonda tutto, Drax. Capo. Un grunt nei Nova Corps. Figurati. Non è così improbabile. Reclutano i propri soldati da tutti i mondi con cui hanno rapporti. Beh, peccato. Groot è l'ultimo. Ed è troppo sveglio per mettersi con quei bastardi. Groot, serve una mano, ciccio! Spinta radicale! Io sono Groot! Vai, Groot! Idee su cosa se ne facciano di tutta quell'energia? Non c'è... Forse ci ricaricano i loro dispositivi personali. Di cosa? Tablet elettronici e vari ammennicoli di comunicazione. E secondo te gli serve tutto il reattore della nave per farlo? La conosco, la tecnologia Nova. Molto bene. Oh. Ce l'hai fatta, Starborn. Ora vai nella sala comandi e sgancia le morse. Io intanto reinverto il nucleo e poi potremo finalmente proseguire. Rocket, fai tu qua. Le morse demordono! Bravo! Ora torna qui prima che ti abbandoniamo. Sì, vediamo fin dove arrivi senza il tuo pigiatasti. Ora che abbiamo visto quei Nova infetti, siamo d'accordo che qualsiasi cosa stia succedendo non va affatto bene. Si sono infuriati quando abbiamo rimosso la fonte d'energia. Sarà importante per i loro sforzi. Qualsiasi cosa sia, ho voglia di romperla. E poi tornare da Cosmo per la ricompensa. Ok, questo è il nostro piano. Ah, queste porte sono sigillate. Cerca un'altra via d'uscita. Sfondiamo questo. Drax, colpisci il pannello dove convergono i cavi. Fammi spazio. Vieni in California, vedrai che bello, ci divertiremo da matti. Cos'è stato? Oh, niente. Non tu. Devono aver ribaltato il nucleo. Si è appena riavviato qualcosa. Bene, ora siamo bloccati nell'aerazione. Bravo, Quill. Senti, so che ce l'hai con me e mi dispiace. Così accettate. Basta? Tutto qui? Se non te ne fossi accorta, al momento abbiamo cose un po' più importanti in ballo delle scuse di qui. Wow! Porco razzo! Cosa stanno facendo questi cacchio di Capura con Traxia? Cos'è questo coso, Rocket? Non saprei! Sembra che assorba qualcosa! Ha qualcosa a che fare con quei gumi? Oh! Controllare da vicino! Peter Quill, siamo già stati in quest'area. Ehi! Hey,
ricordate la strana cerimonia che quel prete stava facendo sulla roccia? Sì, ho la sua tunica rossa impressa nella memoria. Sì, sì, aveva un dispositivo per prosciugare la vita di quelle teste di latta indottrinate. Allora cos'è? Usano il raggio per caricare una specie di batteria. Porte galattiche IO standard, separatori glass metal igheliani, gatto di Kree. Ho capito giusto un paio di parole. Mai visto nulla di simile! I valori energetici sono ovunque, ma non capisco di che energia si tratti! Ma che razzo! Io non ci sto capendo un cazzo, ragazzi. Quindi. Rapporto per il cane, l'enorme dispositivo risucchia l'energia di Contraxia! Groot! Dobbiamo controllare quel raggio gigante! Vuoi farci passare? Già fatto. Rapporto per il cane! Questa cosa deve essere distrutta! Non sappiamo neanche cosa sia! Inoltre rischiamo di fare a pezzi l'intera nave! Con noi a bordo! Oh! 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 Evitiamo il raggio dell'orrore! Ottima idea! Guardiano di galassie, il cosmo. L'indagine indica che Ala Hope è chiave per mistero di galassie. Cos'è il rumore? Stiamo preparando un rapporto dettagliato. Contraxia non se la passa molto bene. Lo vogliono distruggere, ecco cosa! Via Cosmo, che succede? C'è questo enorme cannone laser puntato sul pianeta. Raccoglie una specie di... Oh oh. Cos'è? Oh oh. Piotr. È successa una cosa, ti chiamo io? Salve. Tua esperienza con 300 ioni sarà indispensabile. Lancia la Drax. Lancia la Drax. Mi chiedevo come ce la saremmo cavata contro un centurione. Blattera di meno. Di più. Questa mi è piaciuta. Speriamo che non possano rivelare dove siamo. Che vengano pure e muoiano sotto i miei colpi. Accogli la morte. Sono inquietato. È vero. Aspettavo più coordinazione da parte loro. Non farmi ridere, sto cercando di Ettie. Attacca. Smettila di saltellare in giro. Fatti polverizzare. Quello era il tratto. Ma adesso arriva il Dexter. Assestiamo il colpo finale. Dove sta? Ok, questa nave potrebbe essere l'epicentro di qualunque cosa. Oh, stia yes. Ci serve Corella, ci servono delle risposte. Hai idea di dove potrebbe essere? Potremmo vedere nel suo ufficio. E so anche come raggiungerlo. Sai dov'è l'uscita dell'hangar? Ah, non va bene. Rapporto per il cane, il frastuono non si arresta. Povero Contraxia. Ma che sto facendo? Dobbiamo andarcene da qui. È il luogo ideale per un'imboscata. Rocket, puoi vedere dove va quel condotto? Tutto pur di uscire da qui. Siamo pronti, nel caso il ratto decidesse di distruggere il macchinario. Ecco qua, ho fatto la mia parte. Sì, grazie. Sappiate che non le ho bloccate per sempre. Serve un modo per passare. Drax, ho bisogno che sposti questo. Immagino che tu abbia un piano. Sei sicuro che possiamo stare tranquilli vicino alle batterie? Ah, ho capito cosa hai in mente, Peter Quill. Possiamo afferrare una hai batteria capito? Con la gru. Io... Sì, è questo il piano. Non ho ancora capito un cazzo di quello che sto facendo. Il rumore di quel coso. Meglio aggiungerlo al rapporto. Ci siamo? L'hai già aggiunto? L'ho riaggiunto. Proprio come pensavo. Ottimo lavoro. Infatti.
Spero solo che non generi un'esplosione. Andiamo, ce ne l'occhio alla testa. Ok, forza, il tunnel è da questa parte. Per fortuna non si è fatto vivo nessuno. L'unificatore ha rilevato un'intrusione. Dividiamoci. Li troveremo. È il volere. Veloci, ce ne sono troppi. Nel buco, saltate. Mi vuoi spiegare perché sei saltato con la ragazzina? È tra le cose più stupide che ti ho visto fare. Era così preoccupato, dovevi vederlo. Ehi, Starborn ci serviva per il capitano. Temevo che se fosse morto sarei finito di nuovo in cella. Era adorabile. Vi detesto. Allora, abbiamo nuove idee sull'aspirapolvere gigante puntato su Contraxia? Credo proprio che sia giusto. Tu credi? L'altra volta c'era un tale macello. Ci penso io se vuoi. Non è un pezzo della nave del culificatore? Unificatore. Quello che è. Quando ci hanno arrestati, hanno detto che Raker era stato fermato per le stesse ragioni. Non proprio le stesse. Stava rubando nella zona di quarantena. Lasciate perdere Raker, il nostro obiettivo è Nikki. Forse infatti. Il tuo, il mio è non morire su questa nave. Sì, però è una ragazzina. Il cane vuole che individuiamo il centurione Corel. Cioè, ok, voglio dire, saremo multitasking. Tu e la tua ragazza avete fatto una caduta notevole. Ma che caduta? Era un salto eroico. Un salto eroico, insomma. Per l'ennesima volta, Groot, andiamo da Corel e Nikki. È più rumoroso di un catadiano che aspetta la colazione. Concordiamo che il capitano e la ragazza siano quasi certamente morti? Corella. Ma perché devi essere così pessimista, Rocket? E ha una relazione con Peter. Cos'è? Scommetto che questa volta merda. Non ce l'ha fatta. Vuoi davvero scommettere sulla vita di una madre e di sua figlia? Cambiare alcun niente. Attento laggiù, Peter Quill! Sì, ho visto. Sì, rispetto all'altra volta è tutto più brillante. Forse la ragazza galleggia la deriva a faccia in su. Gamora, credi di poter tranciare quei tubi? I tubi non sono il problema. Occupati dell'elettricità, sì, adesso e vado. Poi ne parliamo. Ok, qua. Là. Funzionerà. Vai. Beh, comunque non c'è traccia di Nikki o Corel. Cioè, costume trovato nella realtà è una bella notizia. Groot dice di pensare subito a un piano di fuga. Il piano è chiamare Cosmo dopo aver trovato le risposte che cerchiamo. Le risposte che cerchi tu? Non è che tu hai visto Nikki? Scusa, cosa? Sicuro di stare bene, Peter? È uno dei robot di Nikki, gli dà anche dei nomi. Si prende cura di loro, cose così. Non mi sembra molto curato. Non mi sembra un luogo sicuro, Peter Quill. Meglio qui che dove ci sparano. Parla per te, grazie. Preferisci quando sparano? Meglio sparare a chi non mi va a genio che cercare qualcuno di cui non mi frega. Al nostro leader importa. Dovremmo fingere che importi anche a noi. Io sono Groot. Ma naturalmente. Comunque dovremmo essere vicini. Attento, Peter Quill. Ok. Non ricordo che l'ultima volta ci fosse questo gas verdastro. Forse intendi il gas verdastro letale? Tutta la nave è una trappola mortale. Di sicuro c'è un modo per liberare questi tubi. Lo spero, perché non mi infilerò mai in quel disastro. Ok. Fatto! L'ho freddato! Ok, era tremenda, okay. Anche per te. Ah, altro gas letale. Magari Nikki e Corel lo usano per proteggersi? Oppure, può essere. Aprite le orecchie. Sono già morte. Sai una cosa, Nikki? Oh, hai rotto le balle. Sei uno stronzo. Molto più del solito. La tensione è palpabile. Oh, che ne dite di farla finita, tutti e due? Concordo, oppure risolvetela lottando all'ultimo sangue. Senti, Rocket. Lo so, a volte faccio pietà. Capita a tutti noi. Sarà per questo che ci siamo trovati. Io non faccio pietà. Sicuro che sia da questa parte, Peter Quill? Chiaramente no. Sto indagando.
Sono un po' confuso. No, ma dovrebbe essere da questo lato. Tutto tuo, Gamora. Volevo proprio tagliare qualcosa. Sicuro che sia la strada giusta? Tenete gli occhi aperti. Occhio. Avete qualcosa da segnalare a Cosmo? No, niente che valga la pena. Ancora niente su Nicky e Corel. Di fronte all'eternità della morte, i Katatiani si concentrano sulle cose concrete. Lo terrò a mente. Andiamo qui, ragazzi, seguitemi. Ecco, è la strada giusta, sicuramente. Nicky ha un rifugio segreto un po' più avanti. Non stavamo andando all'ufficio del capitano? Sì, dopo aver controllato questo. E siamo arrivati. Non rompete nulla. Per lei è un posto importante. Oh, wow! Nicky ha fatto tutto questo? Molto fico, eh? Nicky! Piccola! Fatti vedere! Magari prova a essere meno spaventoso. Due su due! Grazie, chiave di Nicky! Attento, Peter Quill. I giocattoli dei bambini nascondono spesso delle trappole. No, non è di Nicky, è mio. Ci stiamo prendendo la sua roba, perché in tal caso... No, voglio dire che un tempo era davvero mio. Quill, puoi venire un attimo? È ossessionata da te. Perché ha un tuo giocattolo? È un regalo che fece a Corella quando stavamo insieme durante la guerra, un ricordino. Nessun significato strano. Questo significa qualcosa? Quanti anni ha la bambina? 12. Ha! Congratulazioni, Peter Quill. Sarai un pessimo padre. A meno che non sia morta, in quel caso non importa. Aspetta. Ci hai portato qui per questo. È ovvio. La bambina ha 12 anni. Quill ha giaciuto con la madre 12 anni fa e i conti non mentono. Sì, ok? Sì, le date potrebbero combaciare, quindi è possibile, credo. Non è che me l'hanno insegnato a scuola. Che bell'inizio. Ok, possiamo prima capire se Corel e Nicky stanno bene? Qui non ci sono, quindi dobbiamo continuare a cercarle. Eh sì, Nicky potrebbe essere nostra figlia. Sono davvero meravigliato della sua abilità con la tecnologia. Quill, credo che non sia qui. Credo che a Nicky non dispiacerebbe. Riusciamo a fare qualcosa, Rocket? Che ne dici, Rocket? Se anche le dispiacesse, no. Pazienza. Ok, dove eravamo? Abbiamo pochissimi componenti, quindi niente. C'è una strada per l'ufficio di Corel, sì. Dai tubi sulla sinistra. Per di qua. Sì, vedo un passaggio. Aspetta. Potrebbe essere chiuso dall'interno. Scusami, Starpa. L'ho capita! Ragazzi, possiamo evitare le battute? Non sappiamo se stanno bene. Lo ammetto, la postazione della bambina è notevole. Ha collegato il terminale alla rete d'emergenza in modo impeccabile. Te l'ho detto, è sveglia. Forse Peter Quill in fondo non è il padre. Già, sono d'accordo. Non è abbastanza tonta. Magari ha preso tutto dal lato materno? Se avessi un figlio, sarebbe super fico e intelligente. Quindi, come Nicky? Credo, sì, forse, sì. Quello è l'ascensore che ho preso con Corel e Nicky. Se ci va bene, forse stanno scendendo proprio ora. Eccoli. E quando mai ci va bene? Aspetti, sembra improbabile. So solo che sto iniziando a detestare questo ascensore. È l'ora di drag! Con piacere! Siete forza di dare ciò che troveremo nell'ufficio di Corel? Io no! È qui la penta? Allora, abbiamo nuove idee per raccogliere i giganti. Chi è? Una, tutte pezze.
Levate tutti che Peter Quill è il padre della ragazzina? Non me ne fregava abbastanza da pensarci! Ragazzi, sono stato spietato con quel soldato psicopatico! I rinnegati non danno orecchie! State bene? Che bella combo! Che c'è? Ora inizi a confortarti da paparino? Stiamo bene, Peter. Sappiamo difenderci. Lo so, ho solo... Le troveremo, tranquillo. L'ufficio di Corella è da qualche parte in alto? Forza, all'ufficio di Corella. Avanti, ammettilo, Quill. Al momento stai sclerando. Questa storia del padre sfigato ti sta logorando. C'è chi ha bisogno di anni per comprendere certe responsabilità. La possibilità di poter essere padre mi spaventa un po'. Solo un po'? Abbandonati al panico, Peter Quill. L'essenza della paternità. Beh, non è un buon segno. Ma... c'è stata una colluttazione. Io non so se l'ufficio... Mi riferivo proprio a questo? Reagisco. Si trova da questo lato. Ho un brutto presentimento. Sappiamo che c'è stata una lotta, ma non sappiamo chi ha vinto. Io un'idea ce l'ho. Ehi là! Oh, ok. Corel? Nikki? È deserto. Abbandonato. Forse si nascondono. Prima c'erano quelle strane scritte sul muro. No. Provo ad accedere al suo computer, magari mi ripulisco la fedina penale. Rocket! Sto scherzando. Ora accedo al registro. Vuoi sapere cosa è successo qui o no? Ok. Noi diamo un'occhiata in giro. Potremmo trovare qualche indizio utile. Le iscrizioni sono qui. Qui c'è scritto... Fidati della mamma. Rocket, ho trovato qualcosa? Che cos'è questo? Tranquilla, Corella. Mi assicurerò di fartelo riavere. Ce l'hai fatta? Le difese non sono male, mi serve tempo. Ok, fammi sapere. Mi è sfuggito qualcosa? Stai davvero cercando qualcosa da mangiare? Il mistero mi rende affamato. Ehi, lasciamene un po'. Una specie di tingitrice. È normale che i Kree si tingano i capelli. Solo se nascondono qualcosa. I documenti di Nikki. Però qualcosa non torna. In che senso non torna? Non lo so, come se fosse segnalato. Non saprei dirti. Sui documenti c'è la data di nascita della bambina? È in linea con i tempi di gestazione dei Kree? Non ne ho la minima idea. Ok, ci sono. Ho brutte notizie, rubacuori. Ci arrivo. Che hai trovato? Vieni, così te lo mostro. Eccomi. Cosa sto guardando? Niente. È il capitano. Avrà un diario di bordo. Perché? Tu lo tieni? Voglio dire che sono scomparsi, tutti. Sembra quasi che l'Unimente abbia voluto eliminare ogni prova. Hai già provato a spegnerlo e riaccenderlo? Non esistono copie. Le navi Nova non hanno un server centrale o qualcosa di simile? Un elaboratore Nexus, sì. Se ci sono fantasmi nel sistema, è lì che... Mi rifiuto categoricamente! Sta parlando di dati, Drax, non di fantasmi veri. Giusto? Sì, ma dovremo accedere direttamente al Nexus. E quello è sul ponte. Resteremo qui finché non sapremo che cosa è successo. Centro operativo, allora. Stando alla piantina della nave, da qui si dovrebbe arrivare al ponte. Andiamo. Rapporto per il cane. Laggiù c'è uno di quei preti, non è vero? Ok. Oh, aia. Basta. Attenzione. Così. Mi tiro fuori. Oh. Sì,
salve. Ma che è sta merda? Rapporto per il cane, siamo sotto attacco! Da parte di un robot gigante? Da parte di un prete bizzarro? Non ci stanno prete, robot gigante! Ok, sì, bisogna segnalarlo decisamente al cane. Continua a dare calci ad agitarti, Drax, arrivo! Facci vedere la spada! Cavolo, il robot gigante sa incassare bene i colpi! Lascia una bella bombetta, Rocket! Sei sicura! È stato questo coso a far impazzire quei Nova Corps! Non sento alcun lavaggio! Solo parecchi proiettili! Impacchettali! Gli facciamo il solletico! Me ne sono accorto! Nessuna pietà! L'abbiamo stonato! Ragazzi, anche io voglio un robot! Oh, un robot? C'è Rocket, una bella granatina! Sento come se avessi sparato un robottone per ore! Io sono per dire al cane che è un robo prete! Ma lo so, ma ci metterei la parola mortale in petto da qualche parte! Quel! Mister Muscola, dai guai! Non capisco come danneggiarlo! Beh, stiamo facendo un male però, eh! Tutto ciò che dovevamo fare era attraversare il corridoio in silenzio! Ma lo vuoi lasciare a Drax, bastardo! Mi sembra il momento giusto! Non potevi chiedere aiuto! Oh, razzo! Continua a dare calci a... Vai con le tue bombe! Grazie del supporto! Risparmiate le munizioni! Ho una sorpresa speciale! Ehi, sei rimasto folgorato! Io sono Groot! Vai, Groot! Tienili fermi, Groot! Pensate anche voi che la chiesa di Baker c'entra con tutto questo! A quanto male! Ragazzi, tutti qui! Ragazzi, radunata. Perché ci hai radunati, Peter? Personalmente sto andando alla grande. Chi, assassina? Forse vuole dirti di toglierti di torno. O forse vuole che tu guardi per imparare da una professionista. Non siamo... Ragazzi, combattiamo insieme. Tranquilli. Dobbiamo guardarci le spalle a vicenda. Nessuno di noi vincerà da solo. Esattamente. Ma se restiamo uniti e concentrati, non avranno scampo. Chi è con me? Oggi sono il distruttore! Sì, ma è così. Facciamoli... Pregami! Rendete così! Un attimo più concentrato a evitare tutti i laser che spara! Dobbiamo raccontare del prete al cane. Prete robot? Io sono Groot. Dice che il cagnaccio non risponde. Prova ancora. Noi cerchiamo di trovare una via d'uscita. Davvero? È la stanza dei server, vero? E nei server ci sono i dati. Non posso ficcarmi i server in testa. Serve un terminale centrale. Hai detto che il ponte era oltre quel corridoio. Dobbiamo farci strada da quella parte per poi salire, in qualche modo. E come ci facciamo strada? Peter è l'unico col visore. Se non l'ha rotto. Io non l'ho rotto. Ah no, aspettate. Funzionerà. Bella mossa. Hai visto? Sono Groot. Grazie, Groot. Come faccio a sapere perché Fufi non risponde? Prova ancora. Oh. Rapporto per il cane. Ci siamo imbattuti in un nuovo formidabile nemico, ma non c'è traccia dei fantasmi. Ok, dunque, stando alla mappa, il Nexus dovrebbe essere sopra di noi.
Forse avremmo dovuto interrogare il prete robot? Già, la prossima volta che incontriamo un... E pensare che ci saremmo risparmiati tutto se il roditore non avesse rotto il vetro. Gli stai dando la colpa? Ehi, Groot, hai avuto qualche segnale da Cosmo? Io sono Groot. No, ancora niente. Forse una volta sul ponte avremo un segnale migliore. Ehi, non credo che funzioni così. È strano, vero? Com'è possibile che l'unimente si sia spenta del tutto? Ok, ci siamo, il centro di comando. E quello sarà il terminale di controllo del Nexus. Speriamo di trovare qualcosa di utile. Credo che l'onore spetti a te, Quill. Molto okay. Insolito da parte tua. Teme che il Nexus nasconda delle trappole. Bloccato. Chissà se... Nikki non voleva assolutamente che la madre sapesse della chiave che aveva dato. Se la scheda di una ragazzina aggira il Nexus... Siamo dentro! Ma che dici? Beh, oh. Sì! Ragazzi, ci siamo! Vai su precedenti penali, Quill. Voglio vedere i miei. Allora, registri audio... Passa alla parte interessante. Incanalare la tua nova force. Guida come vedo. E alla cura della salute mentale. I Nova Corps sono noti per i protocolli di sicurezza. Ehi, quella è... La nave che abbiamo trovato nella zona di quarantena, sì. Di quando è il filmato? Qui è più forte. Siamo vicini. Quanto vicini? Chi può dirlo? Troppa interferenza. Centurione Corel! C'è qualcosa? Dopo che noi... Oh, razzo. Quella cosa... non sarà... È la creatura che ha divorato il nostro mostro. Uff. Può essere un sacco di cose. Ci sarà un motivo se è una zona vietata. Io sono Groot. No, tu sei un mucchio di balle. Quell'affare non ci riguarda per niente. Sì, confessiamo, ragazzi. La gemma che ha preso Corella... Quella a cui abbiamo sparato dentro la zona sì. Di quarantena. Abbiamo? Sei tu che hai sparato. Sì. Ok, le ho sparato io. Il punto è che quell'essere d'ombra è uscito da lì. È colpa nostra. La zona di quarantena è una vera trappola. Ok, abbiamo liberato un essere d'ombra. Ne siamo usciti vivi. Ce l'avrà fatta anche la tua ragazza. Ma se non hai fatto altro che dire che è morta. Magari è viva, magari è morta, chi lo sa. La cosa importante è che noi stiamo bene. Corel è tosta. Se qualcuno ce l'ha fatta è lei. Lo so. Guardiani della galassia. Purtroppo c'è stato un malinteso. A me sembra tutto abbastanza chiaro. A volte certi sacrifici sono necessari. Ho fatto un controllo. Groot, vola tra le stelle. Grande unificatore Raker, giusto? Innanzitutto che bello trovare qualcuno che ci conosce, vero ragazzi? E che bello che non avete provato subito a ucciderci, soprattutto i tuoi due amichetti. Potevano farci a pezzi in due secondi appena siete entrati. E di questo noi vi siamo molto grati. Detto questo, avremo giusto un paio di domande, tipo... Dove sono il centurione Corel e sua figlia? Siete venuti a cercare la verità. Gioite. La matriarca desidera condividerla.
senso non rispondere? Venite.